Insomma, è uno dei progetti più importanti del PIUS, anche come dimensione di investimento, se lo vediamo collegato al recupero già in corso, ulteriore recupero già in corso del complesso dei vecchi macelli. Va visto insieme perché la progettazione è una progettazione di insieme, anche se oltre lo Science Center noi prevediamo la realizzazione di spazi per attività di carattere economico, produttivo, di servizi o di imprese di servizi. Ovviamente sono imprese che hanno bisogno di spazi e fanno attività leggere, quindi non sarebbe possibile fare diversamente. E mettere a disposizione spazi significa articolare meglio il polo scientifico pisano, il polo di innovazione pisano, quindi Avacchio, quindi Pontedera e Pisa, con quegli spazi che può avere, io spero una prospettiva anche con una gestione coordinata o unica, ecco. E significa sostenere il progetto della cittadella galileana, perché è chiaro che dalle entrate della gestione di questi spazi può derivare anche la sostenibilità di un piano di gestione. Un piano di gestione che è già abbozzato nel progetto nel PIUS, perché ogni progetto ha un suo piano di gestione. Sì, no, poi facevo un riferimento a un coordinamento nel polo tecnologico dell'area pisana, comunque dell'insieme dei poli tecnologici pisani, ma sono spazi, sì, per cui diciamo è bene avere un'offerta unica. Noi abbiamo cercato in alcune operazioni che abbiamo fatto di guadagnare degli spazi per fare delle agevolazioni, quindi allargare anche l'offerta che fra Pisa, Navacchio e Pontedera già abbiamo. Mi riferisco anche al recupero della ex Piaggio, che è anche la partita, però anche lì abbiamo trattato con la proprietà uno spazio importante che può essere messo in questo. Poi per il resto, ecco, si tratta. Ciao, vieni, se abbiamo iniziato con l'ora. Per il resto si tratta nella sostanza di un'offerta di carattere culturale turistico, quindi di una capacità attrattiva nuova, aggiuntiva, che riguarda il turismo di carattere didattico, scientifico, ecco, quindi in un contesto in cui facciamo un grande investimento, cioè un investimento che abbiamo calcolato per parte del comune già oggi di 15 milioni di euro, cioè noi intorno alla cittadella, compreso l'acquisto del parco con il PIUS, noi facciamo un investimento di circa 15 milioni. È questo il volano di una grande operazione che ci consente anche di spingere, come stiamo spingendo, per la realizzazione del museo delle antiche navi, che è sempre nello stesso contesto urbano, avendo delle ragioni da guardare. Noi possiamo dire allo Stato, al governo, che per parte nostra abbiamo già fatto un grande investimento che crea proprio un polo di attrazione notevole. Poi le stallette in sé erano bene utilizzato, come sappiamo, come abitazioni così di emergenza. Questa cosa si è superata e
e ora si recupera un patrimonio che è un patrimonio importante anche dal punto di vista, questo di là, dell'architetto, dal punto di vista della testimonianza della città, del valore storico. Sì, un progetto appunto importante anche di edifici che hanno un valore storico importante, sono edifici costruiti a metà dell'Ottocento, che erano i macelli originali, ma poi furono solo successivamente, nei primi del Novecento, trasferiti diciamo di là dalle mura. Quindi sono nati con questa funzione, macelli pubblici, proprio per la sua vicinanza rispetto all'Arno, emanati dal centro storico, e chiaramente poi successivamente sono stati trasformati in stallette, quindi come edifici dove venivano conservati, venivano tenuti gli animali poi da portare alla macellazione. Solo successivamente, dopo guerra, di fatto hanno avuto questa funzione, sono stati occupati, e quindi hanno avuto questa funzione diciamo di alloggi minimi, e siamo andati avanti diciamo fino ai giorni nostri. Devo dire che il comune qualche anno fa ci aveva già provato a recuperare questi edifici, l'aveva inseriti nel programma del contratto di quartiere, poi purtroppo non andò a buon fine. In quel caso ricordo si ipotizzava una destinazione diversa rispetto a quella attuale, che era di tipo ricettivo. In questo caso questi edifici che vengano recuperati vengano diciamo messi a servizio del complesso, del contesto più ampio della cittadella galileiana, quindi verranno realizzati degli incubatori, acceleratori di impresa, quindi sarà un po' la parte più produttiva, anche se insomma si tratta di attività di elevato high tech, quindi chiaramente nel campo ambientale dell'alta tecnologia, quindi sicuramente è la parte diciamo, che poi tiene un po' insieme tutto il progetto della cittadella galileiana. Nell'altra parte anche lì abbiamo alcune attività di ricerca, incubatori, ma prevalentemente abbiamo il museo appunto del calcolo e la biblioteca scientifica. Quindi è sicuramente un intervento importante su edifici che insomma, per quanto fortemente degradati, conservano diciamo una certa interesse architettonico. È un intervento che prevede la demolizione di tutte le superfetazioni, di tutto ciò che soprattutto in quest'area qui lungo le mura è stato costruito a ridosso delle mura. Vengano praticamente poi anche internamente eliminati tutti quegli elementi successivamente, quindi c'è il consolidamento di tutte le strutture murarie. Gli edifici fondamentalmente sono quattro edifici: l'edificio A, che era un po' cioè, la palazzina del direttore dei vecchi macelli, i due edifici, quelli diciamo le stecche, quelli che sono lunghi, questi primi due edifici, quello all'ingresso e l'edificio A, sono a due piani. Questi altri edifici sono edifici attualmente a un piano, dei quali si prevede la realizzazione di una soppalcatura interna, e poi di fatto questo è un intervento importante perché al di là dell'aspetto diciamo del restauro, che chiaramente la categoria OG2 è quella poi nella gara sta prevalente, si prevede tutta una serie di interventi atti diciamo a efficientare questi edifici, quindi tutta interventi mirati al risparmio energetico, quindi dalla coibentazione degli edifici all'inserimento del fotovoltaico. Ecco, inizialmente nel progetto definitivo erano previste dei lucernari con dei vetri fotovoltaici, poi si è ritenuto nell'esecutivo, quindi nel progetto poi che sarà realizzato e che sarà approvato, di realizzare invece nella zona prevista per i posti auto, dove era appunto presente l'edificio che si va a demolire, una pensilina fotovoltaica. Questo perché chiaramente comporta una maggiore efficienza di produzione, comporta anche una più facilità a livello manutentivo, e anche l'obiettivo di creare una zona diciamo di ombra sotto i posti. Quindi vengono ridotti, ma non tutti sempre. Scusate, prego.